Secondo te, qual è il messaggio che arriva a una persona che guarda i tuoi video? Il video è bello. L'altro messaggio è il più forte. Quindi dare forza sì. a chi guarda i tuoi video. Questo ti piace fare. Sì. E anche vivere la vita un po' con sorriso, no? Sì. Anche se abbiamo dei problemi, si va avanti. Esatto. Giusto? Sì. Tu la pensi così? Sì. Siamo quattro fratelli, noi due siamo rimasti in casa da soli perché sì, gli altri due, essendo più grandi, hanno intrapreso la loro vita, messo su famiglia. Okay. Diciamo che Johnny è il secchione del gruppo perché è uscito con 93 ed è l'unico che è uscito con una posizione. Io lavoro e studio, faccio l'università e lavoro in un'azienda logistica. Tu che lavoro fai, Gio? Mi vedo. Più specifico il barista, diciamo, perché si fermava troppo a fare le chiacchiere con i clienti. Sì, sì, no? Abbiamo iniziato a fare i video sui social, inizialmente sulla mia pagina privata, poi piano piano mettendo i nostri video, balletti, TikTok, così abbiamo visto che comunque piaceva, faceva ridere, aveva molto un feedback positivo, diciamo, no? Dai nostri amici. Dopo da lì abbiamo appunto creato la pagina, improvvisavamo un pochino. Sì. E piano piano sia su TikTok che su Instagram abbiamo visto che comunque i follower aumentavano, ci scrivevano comunque abbastanza persone, ci piace il messaggio che state mandando, mi fai sorridere, è un periodo brutto, vedere i vostri video mi tira su di morale, cioè messaggi importanti per noi, considerando che anche noi li abbiamo passati, gli ostacoli. Quando facevamo le storie su Instagram che riprendevamo una parte della nostra vita quotidiana, che davvero per noi è la normalità, gli altri si spellicavano dalle risate. Bella cadera. Ciao ciao ciao. Ma il messaggio è di non vedere la disabilità come un ostacolo nella vita, cioè fermarsi lì e dire, ah cavolo, c'è successo questo, o no? Sì. E quindi non si può più fare niente, non è vero, perché alla fine Joe, a prescindere da tutto, gioca a basket, c'ha un lavoro, fa teatro, immagino l'influencer tipo, alto, infisicato, tutto modello, invece poi vedi uno magari come Joe, capito? Sì. È diverso dal solito, magari anche più spiritoso, poi in primis veder lui felice è la cosa che... Sì, sì. A te ti piace fare questo? Sì, ti piace? Molto. Di più, Mike. Farne di più, cioè lui ti vorrebbe... Ti piacerebbe farne sempre di più? Sì. Cantare è la cosa che ti piace di più? Sì. Cantare, sì. L'uso dal Vasco... E Gianni Morandi. Lui è innamorato di Gianni Morandi. Lui. Ma proprio forte. Un giorno ha fatto uno spettacolo a Bologna e a fine spettacolo si è fermato con lui a cantare una canzone. Quindi finalmente avevamo raggiunto il nostro obiettivo, che era da 2 anni che cercavamo di contattarlo. Con lui. Uno su mille ce la fa, ma come dura la salita. Ti piace fare delle persone? Io anche sì, vorrei. Poi se viene bene, se no se no metti. E le idee a chi vengono? Io no, guardando altri video come... sì, anche l'altro video con Adson, con... è bravo, è molto sul pezzo, diciamo. Il tuo sogno qual è? TikTok. Vuoi diventare un TikToker proprio professionista? Sì. Vorrebbe farlo come lavoro. Vorrei. Ha avuto un'operazione abbastanza invasiva allo stomaco e c'era tutta la famiglia demoralizzata, papà piangeva. E lui, che comunque era comunque un taglio da 40 punti sulla pancia, e in ospedale con le flebo, era lui a caricare gli altri. Dai, io sono forte, diceva, in videochiamata. Non lo sostituirei con nessuno al mondo, però a volte ti chiedi come sarebbe stata la sua vita, no? Senza questo. Però tu dici, vabbè, è così, quindi va oltre, sono davvero fortunato e ti giuro che non vorrei un fratello diverso da lui. Come mi tiene su di morale lui, come mi motiva anche a fare le cose, ed è perfetto. Io sì.